Ecco Andrea, questa è la mia storia, la storia che ho rivissuto nella mia mente in questi giorni di Covid-19. Forse questa condizione di cattività l'ha riportata alla luce in modo così poderoso, non lo so, ma è come se l'avessi rivissuta da capo, con emozioni potentissime, vissute intensamente dentro la clausura del mio appartamento. Fu a quel punto che sentii cantare un gallo, forte, prepotente, insistente. Non si fermava più di cantare. Lo sentivo come se stesse ritto, ritto, col petto all'infuori, proprio dietro la mia nuca, a ficcarmi di spotico dentro le orecchie il suo poderoso chicchirichì. Fissai lo sguardo verso le persiane e mi accorsi che entrava una luce leggera, arborea. Le parti laterali degli indici messi a conca si poggiarono sulle palpebre ancora chiuse e le strofinarono. Mi alzai, mi diressi verso la finestra, la aprii. Era l'alba che sorgeva maestosa dietro le colline che abbracciano il golfo che dal lato opposto si appropria di uno spicchio di mar Tirreno blu cobalto. Che spettacolo della natura era quello! Mi accorsi che mi ero appena svegliato. Di scatto afferrai quel flusso di pensieri che stavo perdendo. Giovanni, Angela, Andrea. Era stato un sogno, un vecchio ricordo che si era trasformato in sogno, una storia vera che con forza nottetempo era riemersa dall'oblio dei miei ricordi. Era sogno e realtà. Giovanni era Andrea. Angela era Angela, Andrea era Giovanni. Erano processi onirici che avevano ridato vita a delle emozioni passate. Quella storia era stata una storia vissuta, vissuta davvero con delle passioni che avevano lasciato solchi profondi di sangue ancora pulsante, che s'erano nascosti tra le maglie di un inconscio che non aveva saputo più trattenerle. Una storia riemersa improvvisamente con virilità, con una potenza onirica che aveva varcato le barriere del nascondimento psichico per diventare ancora una volta realtà. In fondo era tutto vero. Quante di queste storie stavano riemergendo in questi giorni di clausura? In tutte queste settimane di Covid-19 c'erano storie di questo tipo che sarebbero tornate a galla inaspettatamente, in modo irruento, sorprendente. Storie mai consumate del tutto, storie vissute solo in parte, storie che si erano interrotte improvvisamente, storie che avevano lasciato cicatrici, storie che avrebbero potuto essere qualcos'altro rispetto a quello che invece erano state. Storie impossibili, sì, proprio così, storie d'amore impossibili. In fondo è proprio vero che le uniche storie d'amore che durano per sempre, in eterno, sono le storie impossibili, quelle che non abbiamo mai vissuto veramente, quelle che si sono interrotte bruscamente e inaspettatamente, quelle che non sono mai nate per davvero. Quelle mai consumate, quelle che abbiamo sperato di vivere ma che non abbiamo mai vissuto. Forse adesso, in queste settimane di pandemia da Covid-19, nella solitudine delle nostre stanze, nei silenzi inquieti dei nostri appartamenti, nella staticità relazionale del distanziamento sociale per regolamento di Stato, tutte queste storie ad una stanno ritornando a galla come tanti fagotti che avvolgono dolorosi ricordi ben confezionati che avevamo gettato in fondo al lago dell'oblio, immaginandolo nostro complice, ma che invece adesso, al tempo del Covid-19, ce li sta restituendo ad uno, galleggianti in superficie. Pensai come la storia che avevo sognato, una storia vera che avevo vissuto, fosse uno di questi fagotti, un fagotto che contiene una storia d'amore impossibile,
E proprio perché impossibile, nella mia mente quella storia d'amore sarebbe durata per sempre. Una storia d'amore rivissuta irruente al tempo del Covid-19.